che noi ci eravamo lasciati con la nostra Jennifers, che era riuscita ad entrare finalmente in un posto nuovo. Dopo il Covid si sono fatti tutti il passaporto per viaggiare. Ho capito, e poi minchia. Grazie, Zero. Grazie mille. Sti bambini sono già pronti. Ma sì, anche io, eh. Allora, noi eravamo arrivati, ci eravamo fermati. Ciao, Sblurlo! Il mio piccolo cane Sblurro! Che faceva le cose, è vero! Eravamo entrati in questa nuova sezione, ma soprattutto c'era questa musica. Sì, ringrazi Zumba Zu. Grazie, Zu. Stai fermo, Sblurro. Fermo tutto. Allora, noi eravamo entrati qui dentro, ma non l'abbiamo aperta con questa chiave. O forse sì, l'abbiamo aperta con questa chiave. Ho trovato anche la farfalla nuova. Perché ho due farfalle, però non so se. No, ho trovato la farfalla vecchia. Dobbiamo andare a trovare la bambina. Trova. Ok. Sblurro! Sblurro! Go! Go! Vai, Sblurro, vai! È di qui che devo andare. Ah, fra l'altro, io non avevo ancora indagato però sulla roba della stanza. Quindi, probabilmente, magari qui dentro c'è qualcosa. Che patato! Sì, è molto bello. In tabaccheria devi prendere una marca da bollo a 70 euro circa. Vabbè, mi sa che non andrò mai da nessuna parte, ragazzi. Non andrò mai da nessuna parte. Sarà a casa. Chi se ne frega, va bene. Non volare. Ok, Sblurro, viaggia con Google Street. Ma sì, ma viaggiamo con GeoGuessr alla fine. È la stessa cosa, no? Senza nemmeno dover pagare il posto. Perfetto. Allora, Sblurrino? Sblurrino, posso entrare qui dentro? Ok, stiamo cercando la bambina noi. Perché abbiamo perso la bambina. Margherita! Margherita, io vi ricordo che noi siamo bullisti. Sblurro. Sblurro, sblurro, sblurro. Jennifer ha trovato un cencio sporco! Un cencio sporco, ha un odore terribile. Ci si sono puliti il culo, sblurro? Lisa! Ma bentornaus per 3 mesi nel fantastico mondo dei cani annusatori, bullisti, sì, sono dei bullisti, sono dei bullisti, Sblurro sta benissimo, io un po' meno. L'occupante della stanza buia parlò con voce stridula. Io ero una potente strega, ma ora sono solo una povera creatura sventurata, pattume e polvere. La mia preziosa, preziosa chiave l'ho nascosta in un posto segreto. L'ho nascosta in un posto puro e lurido. L'ho nascosta in un posto segreto. I tuoi occhi non possono trovarla. Il tuo naso non può trovarla. Sei davvero solo una povera, sfortunata ragazza. Ma perché ci perculano tutti? Sì, Slydog. Io ho un cane. Ho un cane molto sapiente in questo. Ma io come esco, mo? Allora, Sblurro. Fermo, ho capito forse che cosa dobbiamo fare. Prendiamo il cencio sporco, mettiamolo in trova e vai! Però io non vedo. Aspetta che forse il cane sa. Ecco. Sì, ma non si vede un Cristo, non si vede niente. Mamma si è scandalizzata per la tua descrizione dello straccio, ma è un cencio sporco che stava scritto lì. Blurs? Sì? Pronto? Perché non cammina? Signora? Let's go! Vai cane! Di qua! Sì! Io lo seguo, eh! Spero di stare andando verso le cose giuste, perché non. Per l'utilizzo! E che lo facciano usare al cane! Ma mica è colpa mia! Aspetta che il cane sa! Il cane sa! Scendiamo! Vai! Secondo me mi porta in bagno. Ho come l'impressione che mi porterà in bagno. Eh sì, però non co. Fe. Vai, annusa. Ma quindi è un gioco di cani. Non è più un gioco di bambini bullisti. È un gioco in cui devo dire al cane annusa e il cane fa quello che dico. Bellissimo.
tanto c'era sempre la musica. La cosa bellissima è che hanno lasciato anche il ricaricamento, la musica fissa non stop. Quindi io spero che questa parte la facciamo in fretta. Attenzione! Attenzione! No, niente, pensavo che fosse in cucina. Magari ci avevano lavato i piatti sporchi. Questa musica non mi mancava. Mamma santa! Devo mettere la campagnola sotto. Facciamo così. Chi è? Ah! Che sta combinando? Aspetta, sblurso! Provato! Jenny verrà trovato la chiave 3 foglie. Vabbè, easy, easy. Easy, raga, troppo facile. Mettiamo una bella mazurka. Ma il punto, sapete che cos'è? Che io vi metterei pure la mazurka. Cioè, tipo, io vi metterei... E diventa subito un gioco di fissa. Tiè. Questa. No, qui. Ecco. Io vi metterei anche questa. Però poi non si sente la gente che parla. Cioè, non si sente la gente che parla. È un casino. Tiè, rende il posto più allegro. Ma sì, ma alla fine noi stiamo facendo comunque una scampagnata. Stiamo facendo una scampagnata in Val Sugosa. Io però lascio un po' di volume, ragazzi, perché sennò nel VOD non si sente niente, altrimenti. Ah no, dovevo andare. Sblurrino, dobbiamo andare dall'altro lato, vero? Tanto questa cesta sta ancora qua. Noi venivamo da questo lato? Chi lo sa? Lo scopriremo... Sembra la musica delle sagre. Lo è, in realtà. Ciao, Nicola! Buon pomeriggio! Ma... abbiamo bisogno. Ah, raga! No! Io mi sono dimenticata! Noi potevamo salvare e vedere forse le impostazioni. Nelle impostazioni probabilmente si poteva eliminare la musica. La dobbiamo levare, raga. Dobbiamo salvare un attimo. Aspetta, fammi andare nella chiave 2. Perché mo usciamo e la rifacciamo. Ma no, perché è tanto allegra. Quando sei uscita dalla stanza della strega ti sei chiesta perché non camminava. Era perché dal tuo lato sinistro è passato qualcuno. Ma serio? Oddio, sai che non l'ho visto? Ora fatemi salvare un attimo. Fermi, io salvo un secondo. Povera indifesa, sfortunata ragazza, raccontami la tua storia. Madonna mia, che ansia. Fatemi salvare, signore. Fatemi salvare, che così poi spengo. Salvo qua, va. Così spengo e rifaccio. Ok, appo, esci. Ma se volessi uscire, uscire, uscire. Possibile vedere qualcosa con questo buio? Ma serio? Come, se voglio volessi uscire, 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 come faccio? Questa è la mappa. Niente, devo fare per forza così. Proviamo. Adesso sì, che stiamo giocando con una musica davvero seria. Con una musica che merita. No, ma mo la tolgo, amici, Tanto... Il tempo che cerchiamo come sono le musiche pre-live di Lino. Ma io infatti ho cominciato a sentirle da quando le ha messe Lino, queste cose. Adesso ho solo Fisa nel mio robo di YouTube. Solo Fisa. Ma poi la cosa bella è che mi esce pazzi per la Fisa. E mi sembra sempre una cosa sporca. E dico, ma che cazzo sto guardando? Ah! Ma questo lo metto al massimo. Al massimo. Al massimo. Fermi. Volume della musica 1. Poi tutto il resto bello. Nitidezza. Mettiamo un po' più nero. Vibrazione. Sì. Esci. Adesso non dovrebbe più esserci la musica. Luminosità. No, hai avuto un orgasmo. No, niente. Grazie mai. Si può aumentare la luminosità? Serio? Che fastidio il rumore del gesso. Sì, ma metti la fisa. No, niente fisa.
messa uno. Ma io l'avevo messa uno. Ma scusami, ma non funziona. Italiano, ci sono ancora. Ma sì, non l'ho capito. Ma io l'ho messo, tolta. Io adesso spacco tutto, spacco. E niente, raga, è un gioco di depressione. Ah, vi deve venire la depressione. Ok, adesso sono depresso. E quanto altro! Altissimo questo volume adesso. Santo il bumbo. Dov'è? Ah, luminosità. Eccola qui. Perfetto. Perfection. Ho l'impressione che non cambierà un cazzo. Però, raga, proviamo così. Mi sono venuti i brividi. Che dolore. Vabbè, dai, almeno è un po' più bassa. Raga, è un po' più bassa. Oggi è lunedì e quindi ci sta, ci sta. È perfetta e in linea. Fa rima e c'è. Ok, zia, torniamo indietro. Che dobbiamo andare dove dobbiamo andare. Però adesso si vede anche meglio, no? Cioè, voi lo vedete un po' meglio? Sì, poi il volume adesso è molto basso, quindi perfetto. Perché comunque almeno si sente. Tutto il resto si sente bene. E il... Sì, dai, si vede un po' più luminoso. Sblurro! Dammi... Chiave 3. Tiè, trova. Trovami la porta. No! Go! Vai, sblurrino! Portami verso la porta 3. Che fai, sblurrino? Non sa. Oh no, ragazzi, è depresso. L'ho depresso. Che palle, l'ho depresso. Devo tornare indietro, allora. Sì, io comunque qua non vedo niente. Portaci verso la luce. No, nemmeno lui sa fare. Ciao, Ebi! Che paura. Alessia che fa le cose. Oggi il suo Discord mi ha spaventato e non poco. Mi dispiace. Mi scusi, è successo che una persona falsa è entrata. Come si chiama il cane? Si chiama Sblur. Si chiama Sblurro. Come il cane che ho sempre voluto. Quando un giorno avrò un cane. La porta è una porta piena di stronzi. Dov'era la chiave numero 3? La porta numero 3? Qua? No, questo è quadrifoglio. Questo è un foglio. Questo è trifoglio. Ok. Vai, apri. Ma ce l'hai la chiave? Signora, madonna mia, ma devo fare veramente così? Usa. Tiè, ce l'hai la chiave. Voilà. Ma chissà che cacchio dobbiamo fare. Le farfalle l'abbiamo già fatto. Sai che non lo so. Noi abbiamo delle farfalle tra le mani. Però non so se sono farfalle che ci servono oppure no. Allora, noi abbiamo già annusato il coso. Il cappello, quindi no. Dovrebbe essere da qualche parte quella che ci serve. Io sto andando a caso. Raga, è lì. Raga, l'ammazzo. Raga, l'ammazzo. Ciao Samu, grazie, buon lavoro. Che io poi urlo come se Samuele stesse dall'altro lato della sala. Ciao Samuele, buon lavoro, mi raccomando. Ho capito, c'è questa cesta che si sta rubando le farfalle delle persone. Però non cambia niente. Non cambia niente. Perché Sblurrino cammina come se stesse per cagare? Tra l'altro queste sono tutte le stanze dei creaturi. Come bellotta che lo tieni sotto la scrivania. Sì, sì. Olivia. Ma sono tutte chiuse. Sono tutte chiuse. Sì, la farfalla che avevo era troppo brutta per essere usata. Io infatti questo me lo ricordo. Madonna mia. Però vedo tutto storto di nuovo. Dai, Jennifer. Non farti venire la depressione. C'è Thomas turbato. Il grande irreprensibile. Poi c'è una... Una? Che cazzo di nome è una? Victor? Ma siamo tutti bambini. Cioè, oddio, io sono adultera. Non sono bambina. Però gli altri sono tutti bambini. Sono tutti degli stronzi. Ce ne fosse uno buono qua in mezzo.
Io però vengo da qui. E non c'è un cazzo allora. C'è la bambina stronza e stop. Fammi vedere. Allora, c'è la mappa che non ci interessa. C'è il biscotto che non ci interessa. Pipirippi! Che paura. Ciao Sisetta! Ciao Darpaccio! Bentornaus per 27 mesi! Mi hai fatto cacare in mano! Ma tu sei scemo! Ma ti taglio lo stipendio! Farfalla. Prova. Proviamo a farla con questa. Bentornaus per 27 mesi! Vai, Sblurro. Go. Aspetta, aspetta. Aspetta che c'ho il cane. Aspetta che c'ho il cane. Attenzione. Eh sì, lui mi dice di qua. Mi dice di entrare da Amanda. Spesso è dolore per lei, dottora. Ogni tanto non le manca un po' bellotta. Cioè, oh, dovevo entrare. Ma perché lei c'ha sempre l'affanno come se stesse per morire di morte? Guarda lì. Ma che problema c'ha la ragazza? Lo faccio se ci pensi. Nel senso che ti tagli lo stipendio. Va bene, mi spiace. Certo che mi manca. Però che devo fare, ragazzi, amici? Piango da sola in solitudine. Bimba! Dammi le farfalle! La ragazza sfortunata incontrò Amanda, la principessa dal cuore piccolo. Con il volto che si allargava, minaccioso, la principessa le parlò. Necessa. Pronto, chi è? Sì? Ma è fannusa? Ho trovato io questa farfalla, è mia! Non la darò a te! Non perderò contro di te! Ah, bella! Mo ti caccio subito il connotato qui. Ma sembra... Tu, lurida novellina! Via! Via! Ma sta stronza! È cascata da sola? Si sta proteggendo la sua farfalla. Che detta così sembra sempre una cosa un po' sporca. E, senti, vogliamo fare a cambio? Ti do due farfalle. Ti do la mia farfalla. In cambio, non è successo niente. Tiene l'enfisema. Sì, lei ha un sacco di enfisema. Ragazzi, io prendo le forbici. Uso le forbici sulla bambina. No, non posso. Le do i biscotti? Cosa le posso dare? Le do un cappello. Questo che cos'era? Ah, questo era il cencio sporco, che però ci ha portato a prendere la chiave. Uno schiaffone. Il cencio così sviene. No, non va. Non funziona. Vorrei capire... Allora, ci ha portato al cappello e la chiave a tre foglie, questo qui. E niente, ragazzi. Vediamo un attimo, magari con la chiave, se possiamo fare altro. Scambierebbe il suo dash. Ciao, Casey! Vai, Sblurro. Questa bambina non ci caga. Quattro sberle. È che non so dove andare. Cioè, ho pensato... Sto pensando dove... Cosa fare adesso? Perché c'è soltanto questa parte che è lì. Ah. Attenzione. Attenzione, amici. Signora? Madonna mia, che inquietudine. No! Pensavo la volesse strappare. Ti mangio le mani! Signora! Si plachi! Vengo io! La vado a preview. Madonna mia, se la colpisco veramente. Come si colpiva? Sblurro, vieni qui! Brown. Vieni qui! Che trapezio, signora! Hai visto? Ha un trapezio ed è importante, la bambina. Questa bambina mi inquieta un casino. E non è che gli altri siano dolcini, eh. Non è che siano dolcini e delicati. Ma dove è andata questa grandissima cessa? Che è scappata. Io suppongo di dover andare da lei a prendere lei. Cioè di rubare la sua di farfalla. Perché l'altra che abbiamo trovato faceva cacare. Allora, Sblurs. Vediamo un po' se possiamo andare di qua. No, nemmeno. Secondo me lei è uscita. È uscita, io la devo combattere a duello.
c'è Nicola. Gli altri sono stronzi. Lei poverina mi pare proprio sbarellata. Oddio, credo che siamo tutti sbarellati, eh. Credo che siamo un po' tutti quanti allucinati. Non solo la bambina qui, non solo la povera Crista. Qui non si va? No. Niente, raga, lei è andata via, mi sa. E non la posso, non c'è, non la posso nemmeno battere. In realtà è tutto un sogno. No. Somiglia a quella cessa di mia cugina. Amici, ma che sono questi traumi che avete? E io mo dove la acchiappo a questa cessa? No, trova. Proviamo a far trovare la cosa. Usa la tua farfalla per seguirla. Ah, dite. Sì. Vai, Sblurro, cerca la farfalla. Eh no, la ritrova qui dentro. Questa si è nascosta. Dobbiamo rientrare in camera sua e le rubiamo le mutande. No, non si rubano. Vai, vai, Sblurro. Devo andare in camera sua? Mi sa di sì. Forse ne ha due. Sì. Magari ne ha due. Ciao Giusy, buon pomeriggio. Sì. Sì. Una teca per gli insetti usata per esporre le farfalle. Ora è vuota. Ciao Giusy, bentornato per 6 mesi nel fantastico mondo delle farfalle vuote. Hai trovato teca farfalla, ma l'inventario è pieno. Oh, che cacchio. E che ci metto dentro? Che ci metto fuori? Oh, raga, che butto? Non lo so cosa buttare. Ciao Gigizi, buon pomeriggio. Le ha tolte tutte, sì. Non le ha più. Però con la teca forse posso trovare lei. A che ci serve la farfalla morta? Credo che a trovare questa, per esempio. Kimberly, allora io credo che escano soltanto su Twitch aperto dal web. Se non ce l'hai aperto dal web, non so se ti funziona. Ciao Raf! Raga, che butto la mappa? Buttiamo la mappa, che cazzo ce ne frega? Nessuno la vuole una mappa di merda. Voilà. Togli il coso sporco. Ma magari ci serve. Magari ci serve. Quindi no. Allora, mo con la teca... O app, forse è per quello. Potrebbe essere. Potrebbe essere che da app non ti fa vedere. Perché ancora credo che la debbano aggiungere questa roba. Voilà. Go! Vai, Sblurro! Let's go! Troviamo quella cessa, vai! Madonna, che bello avere un cane che annusa. Che poi non è vero che funzionano così i cani. Cioè, sì, hanno un odore odorante. Però non è che funzionano così. Attenzione che mi sta andando in un posto... Non mi dire. Ti prego. Sì. Ma prendila. Ma muoviti. Madonna, anche lei però. Dio mio. Questa ragazza, due schiaffi se li merita. Sblurrino. Corri. Recuperala. Let's go. Let's go. Let's go. Dove vai? Ho sbagliato. Il cane è... No, Sblurrino, andiamo. Sì, torniamo. Ho sbagliato strada. Ho cliccato per sbaglio. Non volevo. Ma forse posso lanciare Sblurrino? Glielo lancio tantissimo. Sì, sì. Eccomi. Mie. Raga, queste scappano. No, scappa. Ma sono tantissime. Guarda quante sono. Sono andate via. Però come cazzo le prendo? Fu così che non ne trovavo. Ma come sono arrivato a tutte queste farfalle? Sì! Dove? Lì. Presa! La ragazza ha trovato una stupenda farfalla blu. Aspetta.
Questa farfalla sarà di certo un dono soddisfacente. Ma prendila, basta! Ciao, Pia! Ora bisogna solo catturarla e portarla alla scatola dei doni. What? Ciao, carissima! Ma cosa sta succedendo? No, la signora che faceva le pulizie! Non ti avvicinare che ti bruci. Butta tutta la carta straccia nel bidone dell'immondizia. Porta i panni e non ho letto. Il randaggio ci porta i dolci. Il randaggio rapisce i bambini. No, se la vogliono prendere con il mio cane? Allora li ammazzo, eh. No! I bambini non fanno le pulizie, che non fanno le pulizie verranno puniti. Salve a tutti ragazzi e ragazze. Ah no, stanno uscendo i Gollum. È ora di fare un po' di pulizie. È ora che... Ah! No! Voldemort! Voldemort! Piss! 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 Vaffanculo! Giù dal mio Voldemort! Cioè, giù dal mio... Stavo dicendo giù dal mio cane! Vi spacco la faccia! Non toccherete il mio cazzo! No! Quello no! Aia! Ma sono tantissimi! Aia! 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 Vai via! Lasciami! Fesse sordo! Aia! Ma datemi il picchiate il cane! Cioè, no! No. Sblirro! Scappa via! Come li picchio? Devo prendere la farfalla. Prendi la farfalla, muoviti. Non posso, ragazzi. Ma guarda questo. Ma imbecille, che fai? Aia. No, 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 no. Lasciami, lasciami. E io, ragazzi, ma questo metodo di combattimento è completamente senza senso. Ma io mi sto facendo solo male. Ma siamo fuori. Posso mangiarmelo un biscotto? Ma t'abbracciano, boh. Ma sì, ma sono pazzi. Si attacca, urlano, fanno. Ma sembrano veramente dei creaturi pazzi. Delle scimmie. La farfalla. E non la riesco a prendere. Ok, ancora della vita. Ok, ancora altra vita. E io come la prendo questa farfalla? Che ci stanno questi burattinai qua. Ho solo un cucchiaio. Andà, fessi, sorda. Ti spacco la faccia. Levatevi di sotto. Prendi sta farfalla. No, ragazzi, non la... Oh, yes. Vaffanculo. La farfalla blu è molto bella. Tua nonna è molto bella. Andiamo via. Sblurro, scappa. Scappa per la tua vita. Ciao, ondeggiante. Ma che pulpito. Porca zozzina. Fuggi! Mo amici, io come devo andare? Dove devo andare? Cioè, io devo andare in quella stanza lì iniziale. Non possiamo farci una scopa? Dribbling! Scappa, sblurro! Ok. Basta che non tocchino il cane. No, stiamo... Sta bene, sta bene, sta bene. Devo solo far scappare... Vai, vai, sblurro, scappa, scappa, scappa. Let's go! Totti! No! Mafalda! Ah! Come scappo via? Ma devo fare i dribbling! Totti! Eh sì, non mi viene in mente un altro signore che corre col pallone. Nesta! Peruzzi! Ma sempre Peruzzi! Basta con Peruzzi! Pavel Nedved, lasciami. Ok. Maldini, Pirlo, bravi. Bravi. Qualche giocatore vivo. Ciao Gaia. Sono tutti vivi. Di qui. No, non è vero. Malgioglio. Ah, questa non si apre. Vieri! Ah!
tanti numi. Via. De Rossi, bravo. Esatto, ciao Mike. Dov'è? Sopra, era sopra, sì. Zoff, vero? C'è un altro coso. Ma il gioio giocatore è nella Coppa dei Campioni, ha giocato, no? Come si chiama? La Coppa del Cuore, la Coppa del Nonno. Beh, raga, io ho la farfalla, non ho paura di usarla. Sta cessa, madonna mia, mo le faccio un mazzo a tarallo. Ora Ender, le faccio un mazzo a colonnina. Chi è che sbatte? Go. Vieni, piccolo sblurro. No, vieni. Come. Vieni con me, sblurrino. Vado giusto a mettere questa roba a posto e poi andiamo via, a zia. Non ti preoccupare. Batistuta, sì. Schillato. Sta cessa. Maronna, che cessa. Non ti preoccupare, mo entro anche io. Mo entro anche io e poi voglio vedere. Non è successo niente. Ma come no? Ah, no, perché devo metterla esaminando la scatola. Ok. Sì. 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 Fai un'offerta. Ok. Chi è? Pide sta farfalla. Baglio. Aldo. Chi? Conosciamo i cognomi dei giocatori e quasi mai i nomi. Non è vero. Non lo so. Why not? Ma come no? It's her first time. Yeah, she's new. So, pass. Ma scusate, ma l'altra non ha dato la cosa morta? Perché non ho capito, perché lei poteva passare, io no. Shevchenko, che si chiama Dimitri. Se ci ho preso... Chi? Che è successo? Si chiama Deuterio. Andri. Vabbè, uguale. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Ma io non ci volevo stare in questo club, comunque. Sta bambina sì, mi sembra comunque molto problematica. La bambina della farfalla. No, Sblur è con me. Ciao, Metodrexate. Ah, questa è la principessa tarocca. Solo lei? Vabbè, gli altri sembrano stronzi davvero. Che sta a fa? You're a disgrace. Allora, prima di tutto ti calmi. Worse than nothing. Perché noi abbiamo dei problemi? E niente. Perché noi non reagiamo? Perché noi siamo un bambolotto di pezza? Cioè. Amanda. Sì. Me l'ho chiesto da 30 anni. Cioè, lei ha fatto il lavaggio del cervello. Amanda. 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 Scusa? Amanda. Scusa? Amanda. Ma è un topolino! No! Amanda. Topolino, ma fagli le carezzine. E fagli le carezzine. Ma lei che fa? Ma perché sta lì e si fa dare i cazzi in faccia? Ciao Alex. Amanda pure la vedo comunque abbastanza messa male, la signorina. Ma era carino, era un topolino carino. Era ciccino. Appena esci questa stanza devi pestare Amanda sta. Ma poverina, quella è stupida anche lei. Vuoi salvare? È certo che salvo. È come minimo. Sono un po' confusa e stranita. Io credo che non parlerò mai più con dei bambini in vita mia.
Nemmeno più con mia nipote. Adesso abbiamo la peste. Ah, dici per quello? Al suo risveglio la ragazza si ritrovò in una strana stanza. Sì, ma non ho capito per quale motivo noi siamo inutili. Il ragazzo vestito di bianco la guardò come se sapesse già tutto e le parlò. Cioè, noi non ci muoviamo, siamo dei pezzi di legno. È morta istantaneamente. Allora, adesso ti ricordi di quanto sei stata cattiva? Allora, senti Marco, sembra che tu non abbia ancora recuperato la memoria. Hai fatto tante, tante cose cattive. Ma vedrai che te le ricorderai poco per volta. E quando ti sarai ricordata fino in fondo quanto sei stata cattiva, questo gioco finirà. Va bene. Ora prendi il tuo stupido cane e continuiamo con il nostro piccolo gioco, cara Jennifer. Tutte persone molto carine e sistemate, comunque. Ho perso le valigie per colpa tua. Ho perso la corsa della vita. Per colpa sua. Maggio 1930. Sir Peter. Bello, bello. Ridono tutti qua. Che ha fatto Jennifer? E non l'abbiamo ancora capito. Non l'abbiamo ancora capito. So soltanto che noi non abbiamo letteralmente minimo di spina dorsale. Siamo delle persone che si fanno chiamare i topi in faccia, i pali nel culo. Veramente di tutto. Cioè, non è Marco, ma è Joker, sì. Fortunatamente abbiamo un cane che ci vuole bene. Ok. Vai, sblurrino. Dietro di noi c'era un fatto. L'avevo letto. L'avevo visto. Sì. Se leggiamo, magari... Jennifer ha trovato la lettera fiori. Vediamo. Ciao, Teiko! Buon pomeriggio! Sì? C'è qualcuno che spiava. Jennifer, mi dispiace tanto. Incontriamoci dove si può vedere il cielo. Dove si può vedere il cielo. La tua amica Amanda. Ma non è vero che sei mia amica. Ma chi ti conosce? Ma è spia quell'altro. Sì? E dove si vede il cielo? Dove lo posso vedere il cielo? Allora, prima di tutto fammi buttare un attimo le cose nella monnezza qua. Bisogno di svuotare gli oggetti. In cortile. Ma noi siamo su un aeroplano. Allora, cibo, cane, dati. No. Tutto, ok. Ma come funziona questo? Vabbè, non lo so, va bene. La porto direttamente, io faccio prima. Sul tetto, forse. Vediamo un attimo, aspetta. Lettera fiori. Trova. Va. Mi faccio portare direttamente dal cane. Vai, Splurrino, vai. Dimmi tu dove andare. Lui saprà sicuramente cosa fare. In quella zona dove ci sono la maggior parte delle stanze chiuse? Forse. Ciao, Sakurona! Ma scusami, 16 mesi di urla e ho ancora i timpani. Bentornaus. Bravi questi bambini. Bambini, posso giocare con voi? Bentornaus. La ragazza cercò di attirare la sua attenzione, ma il principe goloso la ignorò. Non è vero, mi sta guardando. Lascia. Sei scemo? No, vi stavo svegliando. La ragazza cercò di parlare con il principe disordinato, ma lui non rispose. Niente, nessuno mi caga. Sì, arrivo. Vado. Ora ho una scusa per non lavorare. Ciao, Vidella. Buon pomeriggio. Bentornaus, Sakurona. Per te un bacio proprio qui. Devo smettere di sputare sul mio microfono. E amici, vi ricordo che mancano meno di 80 sub a vedermi di nuovo alla guida. Alla guida di una macchina che vi porterà in un viaggio strabiliante. Mi vestirò anche da persona che guida. Videl, ma Ivan, così a random. Vidella, grazie mille per la sub a Videl. Io
E non è Venturi, no! 79! A Ivano! Regala Ivano! Grazie, Vidello, per avermelo detto! Grazie mille per la Saba Ivano che entra nel fantastico mondo del pipo fiorito. Ti sei persa dei pipi in fiore, Vidella, eh? Guarda che prima ti sei persa dei pipi in fiore. Erano molto simpatici. Ti ho parlato di signore fiorite. E ho capito... No, no, ma io ho parlato di vagine odorose. E non sto nemmeno scherzando. Cioè, è anche vero. Il pipo è per dire... Potrebbe essere pipo o pipa. È uguale, è indifferente, perché noi siamo un unico odore. Sta andando bene, chi lo sa? Vabbè, io sto andando su. Fe, pipe odorose, sì, un sacco. Ha parlato di Fisa, sì, siamo tutti matti per la Fisa qui. No, quanto, con quanta durezza? Ah, ma il cane non può venire su. E mo lo lascio qui. E anche Bubba Slish, è vero. Maronna santa. Clonoa! Che regala 5 sub! Ma scusa, era una notte buia e senza stelle. Aspetta che c'è la notte buia e senza terrore. Siamo a 28, amici! Siamo a 28 su 100. Ed è partito anche un hype train. Grazie mille, Clonoa. Adesso dico tutto. Appena finisce questa cutscene in cui probabilmente meno questa bambina. Guarda, guarda come fa la finta. Questa fa la finta. Questa mi gioca sporco. Mi gioca sporco. Non mi piace questa cosa. Bella! Vi mangio il panettiere. Bambina? Bambina? Sì? Non avevo scelta. Loro avrebbero fatto del male. No. Scendimi da collo, lasciami stare. Non pensavi di doverti trattenere. Ma è così. Sì, sì, no, amicissime. Sì, sì, DVB BFF BFF, TVB. Questa bambina sta bene? Non so. Non lo so. Non credo. Ci hanno spiato. Ci ha letteralmente camminato addosso. Vabbè, magari è un modo per dimostrare affetto. Io comincio a temere. Ciao Squallo! Amici, grazie mille a Clonoa che fa tornare il mondo di Avery, Distro, Anvide, Borsato e Pad nel fantastico mondo dei paletti nel culo. No, e Vidella che regala 5 sub. Ma cosa fate? Ma cosa succede? Che siamo a 50 adesso? Ma quando è successo? Videl che regala Braciola, Gab, Ippopotamo, Corvus, Franci 5 sub e li fa entrare nel fantastico mondo del fiore con i peli. Lì dove non vorresti avere dei peli. Wesh, che regala 10 sub a Finic, Reziel, Noix, Sara, Maccioni, Xep, Gioba e Gabriella con Rosa e fa entrare o tornare nel fantastico mondo dei personi. 10 persone insieme a Simon che le regala Dorian, Lughessa, Piccola Panchezia, Ilaria, Vicious, Roswell, Gisosesa, Gisosa, Aru e Psycho PS5. Pazzi! Pazzi nel culo! Volete farmi fare gli incidenti con la guida? Amici, siamo a metà della metà. Ciao Fonduta! Benvenuta! Grazie mille, amici, ma siete pazzi! Volete che... tu vuoi che muoro? E invece Hippo che torna per 22 mesi nel fantastico mondo. Dai, allora facciamo così. Io vorrei Dracula 5 invece. Per Dracula 5 ce ne vuole, amici. Per Dracula 5 ce ne vuole tanto, tanto, tanto. Cioè, veramente dovrebbe volerci moltissimo. Però, per il momento, forse possiamo fare... Anzi, io vi dico una cosa. Noi siamo al 5 di febbraio. Sappiate, tenete da fare il 24 di febbraio? Eh sì, tengo da fare, devo vedermi con i miei amici. Non hai amici, Maurizio. Non hai amici. Va bene. Quindi, tu il 24
Tu il 24. Io sto deludendo i sogni. Il 24 Maradona. Maradona, e se sblocchiamo questo gol, Maradona, nella Maradona ci butto anche io, che vi porto in svariati posti italiani con il gioco di guida, con il volante, perché guiderò con volante, pedaliera, metterò i pedali lì dove devono essere messi e non nel kiul. Piange, ma non sei Maurizio, quindi noi, mi raccomando, ci vediamo il 24 anche in Maradona. Se riusciamo a completare anche il gol, questo qui ci metto anche un po' di guida, però la Maradona c'è a prescindere. Tenete da fare il 24? Adesso non più, basta. Ma io devo uscire con mia mamma e mio padre. Che cazzo devi fare? Non te lo metto, sai, Fe, ma basta. Ma chi cazzo esce? Ma che esci il sabato? Non si porta più nel 2024. Stai a casa. Siamo noi tutto ciò di cui hai bisogno. Siamo al livello 7. Ma quando ci siamo arrivati? Ma voi siete, perché voi siete pazzi nel culo? Noi siamo arrivati da 20 a 53 sabato. Voi siete pazzi nel culo. Devo fare la spesa il sabato, la fai di domenica. E non mi rompere i coglioni. Va bene. E quindi adesso io dove devo andare? Cioè, adesso che io non ho una... un'idea, un'ipotenusa, dove va? Devo andare in discoteca? Ma chi cazzo ci va in discoteca nel 2024? Solo i buzzurri, i cafoni vanno in discoteca. Sei cafona? Non sei cafona? Non fate i cafoni, ragazzi, non fate i cafoni. In discoteca veramente ci va. Devo fare il pisolino. E che dormi una giornata sana? Che cazzo sei, la bella addormentata nel bosco? Al massimo cessi, non cafoni. Amici, grazie mille. Se volete contribuire, io vi ho detto, sblocchiamo il gol per fare in modo da farmi guidare duro. Madonna mia, io mi vado a schiantare. Io vi giuro, vi porto con me, facciamo un giro per l'Italia, tutte le città che vi piacciono di più, tutte le città dove abitate voi, vi vengo a prendere e poi vi porto via, però sbattendo contro tutti i muri che troviamo. E devo festeggiare con i miei amici che si chiamano Edelberto. Ma come cazzo fai a frequentare delle persone che si chiamano Edelberto? Vedi che c'è un problema di fondo. Non va bene. Non va. Ha fatto gol. Chi ha fatto gol? Materazzi. 24 ore quando? Waven, 24 ore se arriviamo a 1500. Perché se no, no. Ma io dove cazzo devo andare? Ciao Akire! Esiste il nome del Berto Materasso. Lui è caduto. Ma ragazzi, io vi scomunico. Voi siete dei rincoglioniti. Basta. Cane! Go! Go! Facciamogli trovare la cosa. Il 24 febbraio faranno massi con gli Edelberti. Ma che cazzo se ne frega, auguri, ma glieli faremo in live gli auguri, scusa, va bene, ciao Marcus, e grazie mille per l'hype train, siete pazzi nel popò. Xanax che torna per 5 mesi nel fantastico mondo della cacca durissima, tutte cacche dure, tutte cacche durissime proprio. Ah, io sto andando giusto però, fermi che... Fermi che Xanax bentornaus. Te so? Jennifer. Ho un bellissimo dono. Tutto per te. È quasi pronta, aspetta solo un altro po'. Va bene, sì, fai quello che devi fare. Ma questa non sta bene, la ragazza. Ma chi la conosce? Ragazzi, questa mi urla addosso qualsiasi cosa io faccia. Ma posso dire a Sblurro di aggredirla? Posso dire a Sblurro, tipo, mangiala, inventario pieno, lascia qualcosa a terra. Madonna, che palle. Sto fatto. Quel cane è uguale a mio. Si chiama Sblurro? Ragazzi, che cazzo butto? Cosa cacchio butto? La teca.
La teca non ci serve più. Via. Ma... Ciao Jack. Si chiama Edelberto. Ma che cazzo dici mai? Non è vero. Sei falsa, Simona. Sei falsa. Ah, ma era solo un lecca-lecca. Me lo diamo nel culo. Sentite, questa bambina comunque non mi ispira niente di positivo. Io me ne vado, Vado via, che non... Farfalle non ci servono. No, non più. Non più. Sì? Chi mi ha lanciato una pietra? Cos'è? Amanda e Jennifer, fate subito rapporto alla scatola dei doni. Oh oh. Madonna mia, questa creatura però con questo proprio... Mi sembra Randy il gobbo di Notre Dame. Nervosamente la principessa dal cuore piccolo girò le spalle e disse... Peccato, ma il dono dovrà aspettare. Per ora auguriamoci buona fortuna, Jennifer. Corre come un goblin. Ma che è? Ma che inquietudine. Ma veramente un gollum. Cammina e corre come un goblin. Sblurro è perplesso. E ci credo, sarei perplessa anche io. Vai, Sblurri. Andiamo su, va. La principessa impetuosa andava su e giù lamentandosi. Peter puzza come la cacca! Puzza così tanto che non voglio toccarlo! E chi cazzo ti ha detto che devi toccare Peter, ragazza? Puzzone, puzzone, vattene via! E chi ti ha detto che devi toccare Peter? Scusami, ti piace mettere le mani addosso a Peter? Sporcacciona! Subito a fare questa! Non voglio toccarlo! Ma profumerai tu! Che oso, pare che non ti lavi da 6 mesi! Ma io non dico! Sai, questo body shame, puzza shaming qui! Peter sa di ciò che deve sapere. Qui devo entrare? Entriamo. Permesso? Sto facendo rapporto. Ci rapportiamo? Salve, madamigella Oscar. Chiediamo alla bambina. Con uno sguardo di ghiaccio, la principessa dall'aria saggia disse alla ragazza. Sir Peter è scappato. Jennifer e Amanda, trovatelo immediatamente. Chi? Che sta a fa questa? Disperata, la principessa dal cuore piccolo disse: Peter deve essere qui, attorno da qualche parte. Ne sono sicura. Sì, bambina, calmati però, ferma! Qualcuno le dia della respirazione, datelo un inalatore! C'è della cacca da far annusare al cane? No, però abbiamo il cencio sporco. Io ho come l'impressione che lo straccetto sporco sia sporco di bambino. Ok, Amanda, ma che problemi ti affliggono? Non lo sappiamo. Me lo metto come suoneria dei messaggi. Allora, aspetta. Probabilmente magari può brillare anche qualcosa che può essere di Peter, eh? Controlliamo bene. No, però mi pare che non ci sia nulla. Quindi, adesso... Colpiscila con un bastone. Ragazzi! Ma non si fa! Sblurro? Vai! Cerca la monnezza, Sblurro, vai! Let's go! Go! Non cerca. Come lo trovo lo sporco di bambino? C'è il... Come lo trovo? Pensavo che il cencio sporco potesse funzionare, ma a quanto pare no. Mi sa... fra l'altro, Sblurro, ma dove sai trovare dei biscotti? No. Con la puzza, ho capito. Ma io non è che gli posso dire annusa... Annusa la puzza. Voglio capire se posso trovare la camera di Peter. Perché magari gli faccio annusare le mutande di Peter e poi vado. Però non ho più la mappa. Mi sa, se faccio così... No, invece ce l'ho. Porca troia. Ce l'ho la mappa. Come si tocca? Zoom. Ok. Ah, ma non ci sono scritti i nomi. Ma vaffanculo. Sì, Sblurrino! Grazie. Su questa parete ci sono segni di usura. Ok. Ed è una porta.
Abbiamo trovato una porta chiusa per finta. Bello. Ok, sblurri. Oh, inventario pieno. Ma vaffanculo, sempre questo inventario pieno. E però io ho finito i biscotti. Io sto cappello lo posso abbandonare? Io lo abbandono, ragazzi. Vaffanculo. La lettera però mi serve per trovare quella cesta di Amanda. Le forbici. Prima di trovare le forbici. Ci sta proprio una porta. Manco segni di usura, è vero. Let's go! Vediamo un po'. Questa stanza di chi è? VIP room. Ma non credo. Sono dalla punta arrotondata. Non credo proprio. Sì? Ah! La principessa ostinata sbuffò e ordinò. Ora datti una mossa, vai a cercarlo. È ora di lavorare anche per voi plebei. Perdi tempo a oziare e vedrai che Amanda ti batterà. Allora, prima di tutto, stai molto calma. Questo sicuramente è morto, il bambino qui. Andiamo a cercare sto Peter. Ma perché lo devo cercare io? Ma non ho capito. Sì, qua stiamo veramente a fare il feudo. Qui? È dressing room. E non ci serve. Ci servono le stanze dei ragazzi. Posso leggerle? Ok. Aspetta. La principessa della rosa rossa. Sì, il cazzo. Mi serve capire chi è il... Chi è il... Chi è Peter? Forse sta scritto qui. Allora, Diana. Va bene. Che è la duchessa. La contessa. E c'è me. Ma sono tutte femminucce. Peter non c'è. Noi siamo nelle classi basse, forse. No, perché Amanda è povera. E poi ci sono io che sono la mendicante. Ciao, Franz! E non... Manca la badessa. E non ci sta la badessa. Ah, cane! Sblurro! È un attimo! È sempre da baià, stai! Sì, da, entriamo, sì, arrea. È chiusa, sblurro, è chiusa, che vuoi? È... Chi è? Ma chi è quello? Ma che sta facendo? Le cose sporche... Ma sta facendo le cose sporche con Voldemort? Non ho capito. Ma tra l'altro lui gode, non gode. Vabbè, ok, allora lasciamo per... Sblurro! Va là, andiamo via. Andiamo via, Sblurro, va. È una scena zozza. Ma non l'ho capito, ma mi sembra una cosa un po' sporca. Sì. Sblurro, dove mi stai portando? Inventario pieno. Dio delle città. Scusate, avevo voglia di cantare. Avevo proprio questo desiderio di cantare. Senti, mi libero della farfalla. Ciao Ikigai. Buon pomeriggio. Un fiocco. Ma non ce l'avrà mica di... Cioè, mica è Peter che c'è il fiocco. Ma tra l'altro il fiocco lo posso utilizzare, è un oggetto utilizzabile. Go! Ok. Cane? Caniello? Caniello? Ma mi potete dire l'ultima volta che avete visto Peter dov'era? Aspetta, Sblurro, chiedo un attimo. Ciao, Juno! Sir Peter è scappato. Sì, ho capito che è scappato. È un coniglio di Sir Peter. Ma serio? Cioè, devo trovare i fiocchi? Perché quello fa i conigli. Proviamo. Ma è sempre qui dentro, però non posso entrare. Perché sta questo che si sta facendo le gare, sta facendo le cose sporche con... Ah, è un coniglio, Sir Peter! Ma vaffanculo! Pensavo che fosse un bambino fatto di carne. Ma sti scie, manco me lo dicono. Ho perso il cane.
Sblurrò? Sì. Aristocratici, ritorniamo di qua. Ma il cane mi sta portando tutto lui comunque. Sta facendo tutto da solo. Sì, dimmi. Dimmi, Sblurrino. Sblurrino, ma io non vedo. Aspetta. Inventario pieno. Beh, andiamo. I conigli si sono fatti di carne. Ho capito, ma pensavo con il bambino. Con il bambino. Io non so se mi possono servire le chiavi. Vabbè, raga, nel dubbio le tolgo. Tanto comunque ho già aperto tutte le porte. Quindi suppongo di... Suppongo che non mi servono più perché sono già aperte, quindi... Toh. Jennifer ha trovato calzino. Cosa faremo con questo calzino? Io lo sto portando di palo in frasi. Vai, annusa i calzini, vai, feticista! Diventami feticista, piccolo! Magari mi porta in... Abbiamo un'uscita. Vai, Sblurrino, vai. Annusa. Odori di piedi, odori di piedi. Vai, piedi di coniglio. Cosa c'è? Una molletta! Ma chi è che sta perdendo pezzi, comunque? C'è qualcuno che sta perdendo dei pezzi. Go. Vai, cerca le mollette. Let's go! Mollette di coniglio. Ma che sta... Una biglia! Ma ragazzi, ma che sto trovando? Ma io sto trovando munnezza. È una biglia! Let's go! Biglia di coniglio, vai! Forse perché sono come le palle dei conigli. Chi lo sa? Non so, io sto seguendo il cane qui. Dica! Sì! Un'altra biglia. Okay. Go. Let's go! Mi fa tornare di qua. È la cacchetta del coniglio. Ma fa le biglie. Che caga oro. Non ho capito. Sì! Vai, Sblurro, let's go! Trovami le palle, vai, vai! Ma non gli posso dire annusa la merda e fai... E niente, mi porta sempre nella sick room. Ah, no, non è vero. Questa è la stanza pazienti. Ma io sto trovando un'altra biglia. Sì, che però lei non prende. Ok. Va bene. Sto trovando un sacco di biglie, un sacco di cose interessanti. La principessa? Oddio. Sì. Mister Coniglietto è sparito. Ma non hai qualcosa? Tipo un vestitino da coniglio? Dammi qualcosa. Non puoi sfondare la porta invece di andare a trovare le biglie? No, non posso. Ora è un po' più normale il fatto che Peter puzzi di cacca. Eh beh, sì, sì, ci sta sto giro. Bambina? Gli aristocratici hanno preso Mister Coniglietto. Ti prego, salvalo. Ma non so, dammi un indizio. Lo dicevo io che dovevamo tornare dalla moribonda. Sì, ho capito, ma la signora non ha un puzzo di coniglio. No, non ha un puzzo, niente. Si sarà nascosto nel forno con le patate e con l'olio al rosmarino. Porca troia! Mi sono dimenticata. Amici, ho dimenticato l'olio al rosmarino. Aspetta, che dovevo postare il video dell'olio al rosmarino. Sì, dimmi, eccomi. Torniamo in libreria. Allora non è sparito, se no sono fottuti. Eh sì, ma si capiva che era se erano fottuto. Fammi controllare di nuovo. Se no lo troviamo nei libri. No. Sto trovando altre biglie. Ma posso farmene qualcosa? Ma si mangiano? Cioè si mangiano. Ah, l'equipaggio? L'equipaggio? Ma in che senso l'equipaggio? Che significa l'equipaggio? Ma mica le posso equipaggiare. Ah, forse le possiamo lanciare Voldemort. E allora stiamo sbagliando pista, raga! Troviamo la nostra amica Alberta lì, Amanda. Ah no, Amanda è ancora lì. Amanda, hai qualche idea?
Peter deve essere qui attorno da qualche parte. Ho capito, Amanda. Però tu manco c'hai un cazzo da trovare. Mannaggia tutto. Dove l'hanno trovata? Dove sta su coniglio? Possiamo provare a vedere nella stanza principale? Dove facciamo le offerte? Perché qui non ci siamo stati ancora. Apri la porta. Ah no, è sempre chiusa. Perché dobbiamo offrirlo, secondo me. Guarda il poster, aspetta. Emergenza! Amanda e Jennifer, Sir Peter è scappato! Prendetelo! Pigliatelo! E ho capito, come faccio a far... a prendere qualcosa che non si sa... che puzza abbia? L'unica cosa che mi era venuta in mente era far annusare il cencio sporco al cane. Go! Let's go! Ma non va, il cane non annusa il fazzoletto sporco. Però dice che è nei dintorni. Quindi qualcosa mi fa pensare che sia effettivamente qui intorno. O no? Cioè, non so come ragionare su questo punto di vista. Abbiamo delle carote? No, non abbiamo nulla. Secondo me se l'è mangiato lei, tipo, c'ha un serpente, se l'è mangiato il serpente. Chiamate il WWF. Ma chi devo chiamare? Signora, ma fra l'altro lei è vestita come mia nonna. Io ho come l'impressione che lei l'abbia fatto mangiare dal coso. Ciao Federico! Sì, oggi proprio si va di leggerezza, di scioglievolezza del ri. Quantomeno, raga, quantomeno non sentiamo più la musica della morte. Che veramente... annusa la puzza... ma non c'è puzza! Cioè, il coniglio... Non ho un oggetto del coniglio. Che tu dici, vabbè, gli do un pezzo di coniglio. Non ho un pezzo di coniglio da dargli. Ho soltanto gli oggetti che ho. Ho gli anni che ho. Se parlo con la bambina... annusa la bambina. Peter puzza come la cacca, vedi? Ciao Lerigan! Bentornato per 19 mesi nel mondo del puzzo, a quanto pare. Credo. Tra l'altro mi ci sta mettendo 4 ore per caricare il TikTok. Ma cosa succede? Come stai? Bentornato! Andiamo di qua. Non so dov'è. Fai annusare la cacca. Ma non l'abbiamo! Non abbiamo cacca. Che se già detta così sembra molto strana, però non abbiamo cacca tra le mani. L'unica cacca è il cervello della nostra protagonista. Devo vedere se... il punto è che io non ho mai visto questo... Aspetta che forse... Però... Sì, noi mettiamo... Oddio, mi si è inceppato il cane! Cane? Sblurro? Sblurro, oddio, si è rotto il cane. Raga, abbiamo rotto il cane. Basta, bravi. Dentro la credenza c'è un piccolo diario con un motivo floreale sulla copertina. Purtroppo la credenza è chiusa a chiave. Guarda, non immaginavo altro. Tra un po' si va al lavoro. Allora buon lavoro per do... Sblurro! Sblurro, vieni con me. Mannaggia, sto cane si è inceppato. Dentro ci sono arnesi per il cucito. Ok. No, quindi niente di tutto questo. Io ricordo solo il maiale. Ragazzi, io non so. Veramente non so. Veramente non capisco. Potremmo fare annusare la gabbietta a Sblurro. Aspetta, ma dove? Dove stavano le gabbie? E dove erano le gabbie, raga? Cioè, voi vi ricordate precisamente di qualcosa con le gabbie? Io mi ricordo la gabbietta con i maiali, ma non con il coniglio. Si trova nella stiva degli animali. Aspetta, io mi ricordo che c'era la stiva, che era nella stanza dove abbiamo liberato il cane. Però non mi ricordo se c'era anche una gabbietta per conigli. Ma dici tu, giustamente. Andiamo lì, magari andiamo a controllare se c'è. Potremmo provare.
Animali? Animali? Ci sono animali qui? Signora mia? Qualcuno vuole provare a leggerlo? Chi? Cosa? No, non voglio leggere, voglio fare le operazioni di grammatica. Non è altra idea a parte questa. No, 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 ma già è una buona idea, perché io mi ero dimenticata effettivamente che potevamo andare a controllare nelle gabbie degli animali. Anche se il cane non annusa in generale. Cioè annusa se gli trovo un oggetto da annusare. In generale non c'è, cioè, una roba tipo annusa la gabbia, non c'è. Dove cazzo stiamo andando? No, abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada, dobbiamo tornare indietro. Vagna! Ma bentornaus! Per 2 mesi! Nel mondo di dove cazzo devo andare? Avevo fatto la sabba la settimana scorsa. Ma come hai fatto la sabba la settimana scorsa? Bentornaus! Grazie mille! E anche tu contribuisci... Contribuisci? Sì, mi pare di sì. A inserire un pedale in più nel culo di tutti quanti voi. Probabilmente nella maratona che si terrà il 24 di febbraio. Perché amici, io vi ricordo che il 24 di febbraio maratona, in cui ci faremo un sacco di robe, un sacco di fatti. Prima di tutto facciamo un po' di orrorini vari che non li stiamo portando praticamente quasi più. Dopodiché, attenzione però, forse... Niente, il cazzo. No, il cazzo proprio. Cazzo veramente con le patate. Ciao Maruca, sempre dalle 11, sì. Sempre dalle 11. Il topic di oggi è oggetti infilati nel Q. Ma perché stiamo cercando della cacca, quindi ci sta. Mi sembra anche onesto. Io devo ritornare dove abbiamo trovato il cane. Però io non... Cos'è? Coniglio! Pizzico! Ma tu... Ti apro il mazzo! L'ho visto! L'ho visto! Sempre lasagne! Signore? Sì? Joshua, ho scritto una nuova storia per te. Ma chi? Vabbè, arrivederci! Che paura! No. Oppure ho parlato in IRL. Attenzione che abbiamo il coniglio. Ma ha disegnato un pesce nella mia stanza? Ehi, che scurrilità. No, ma che cos'è, un enigma? No, ti prego. Peter? Inventario pieno, lascia qualcosa a terra. Dio delle città, abbandona questo. Disequippa. Com'è disequippo questo? Non voglio trovare. Ok. Abbandona. Via. Ok. Togliamoci anche questa. Le biglie ce le teniamo. Togliamoci le mollette. Via. Togliamoci anche il pipo. Togliamo anche il calzino. Ok. A posto. Jennifer ha trovato cacca di Peter! È fatta! Il sacco contiene le stesse palline nere che sono sparse sul pavimento. Raga, è fatta! Abbiamo la cacca di Peter! Adesso nessuno! Jennifer ha trovato Sir Peter! Sir Peter? Ma non è lui! Palline? Sir Peter, uscì a fare una passeggiata. Sir Peter, è chiuso in una gabbia e cercò di trattenerla. Sir Peter, doveva andare subito, non voleva commettere peccato. Sir Peter, la fece in un sacco e la portò via senza trovare un bagno. Addio, Peter, addio. Bella. Coniglio! Ma com'è uscito? Come ha fatto a uscire questo coniglio? Cioè, ma è impossibile. È umanamente impossibile. Che grande storia, che grande molare. Un sacco di molari, amici. Un sacco. Io intanto salvo, che non si sa mai. Serpisco! Ah!
Non mi interessa, io non li guardo quei cosi, non esistono. Sono dei Voldemort che non esistono. Let's go! Cercami l'infingardo, vai! Eccolo! Eccolo! Bastardo! Madonna mia, ma sbranalo! Sblurro! Sblurro, ma che ti ho portato a fa'? Sblurro? Sì? Desidera? Ma che vuoi quello? Io non lo so. Allora, equipaggia intanto. È velocissimo Peter o è lentissima Jennifer? Magari entrambi. Tiè! No, e dai! Ma basta! Ma questa è molestia! La, mollami! Stu scema! Tiè! Tiè! Ma questa è molestia! Ma lasciami! Ma la, guarda il cane intanto! Ma scusami! Ma perché mi molesta? Lasciami stare! Ma non è giusto! Prendilo! Madonna mia se ti affetto! Madonna mia se ti accoltello! Ti giuro! Sei ancora vivo? È ancora vivo! È ancora vivo! È morto? Yes! È morto! A sblurro! Di qua dobbiamo andare! Andiamo di qua, mortacci due! Sto cane che però non fa niente! No, dai! Non conviene affrontarli, tanto sono lentissimi. Sì, ma infatti non lo affronterò mai più. Vai, sblurrino. Troviamo sto cacchio di coniglio. Sì? Coltello. Ok. Sblurring? La cacca, sblurring. Ah! Sì? Desidera? No! Sblurrino! Porca troia! Sblurrino! E vabbè, niente, vado via! Vado via! Spero di... che sia di qua! Spero che sia di qua il coniglio, perché altrimenti... No, è indietro? Ma che palle! E io come lo ammazzo, mo, a questi? Io come li ammazzo? Sono 113! Come faccio? Ho capito, sblurri... Sblurrino? Aia! 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 Ah! No! No! Lascia... ma ho capito... Ragazzi, ragazzi, sono circondata! Questi mi annusano le zinne! Mollatemi! Non posso scappare! Totti in barco! Non si riesce a picchiare. Sono troppi, raga. Sono troppi. E mi succhiano tantissimo. Ok, sblurrino sta andando di qua. Andiamo di qua. Tanto a me basta lasciarli perdere dietro. Mi ingroppano. Ma questo è mole. E io come passo? E devo andare di là? No, lui non fa niente. Ma il cane giustamente è cane. Che deve fare? Quello è già un miracolo che ci sta dando una mano. Allora, raga, dobbiamo andare di là. Mi sa che lo devo fare dall'altro lato. Sblurry, non possiamo passare. No, vedi, non possiamo passare. Gentili? Tettim! Inzaghi! Posso utilizzare il pannello elettrico e friggerli? Santi numi. Vabbè, scappo, dai. Usalo come ariete. No, ma non canta bene lui. Il cane non è bravissimo a cantare. Guarda che giravolta. Ragazzi, ma io ho fatto le Olimpiadi di dribbling nel lontano 95. Allora, cosa c'è qui a terra? Biscotto. Buono. Vediamo. Biscotto. Buono. Il fatto che io trovi dei biscotti per terra non mi piace tantissimo. Però metti mai. Guarda lì. Sono pieni. Jennifer. Dimmi.
Torta salata, ragazzi, addirittura la torta salata. Ma di che stiamo parlando? No, tesoro, non possiamo andare di là, sblurrino. Dobbiamo fare il giro lungo. Di qua, vieni. To. Stanza generatore. Che però ci siamo già stati. Ma niente, sblurrino vuole andare di là e vuole andare di là. Non vuole proprio pensarci di tornare. Mi sa di trappola. Però non c'è ne stato nessuno. Quindi non credo. Allora, io devo vedere la mappa. Vediamo un attimo. Se passo alla prossima stanza, forse riesco a passare dall'altro lato. Vediamo un po'. Ciao Moon! Sala fumatori. Ma rosa, piena di smog. Sì? No, 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 no! No! Ah! Lontani da me! Vi prendo a coltelli in faccia! Tesoro, però devi mirare bene. Niente, lei non mira. Lei non mira. Annusalo! Sac! Sacct! Sì, sì. Va bene, sblurrino, arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci. Cazzo, è chiusa. E mo? No, raga, secondo me gli devo menare per forza, Ho come questa vaga impressione che gli debba menare per forza. Cioè, almeno questi li devo ammazzare per forza. In un modo o nell'altro. Ok, questo è andato. Andato. Se riesco magari a mirare bene. Madonna Jennifer, però pure tu. Che cazzo di sistema di mira? Completamente senza senso. Cioè veramente completamente senza senso. Cioè devo mirare precisamente dove dicono loro per poterli colpire. Vabbè, io sono quasi senza vita. Quindi mangiamoci un bel biscotto e let's go. Ciao Lore! Buon pomeriggio! Grazie mille per la compagnia. Quindi poi posso tornare indietro. Vai sblurring. Hello. Questo ho dribbato veramente con la cattiveria. Entriamo di qua. È andato in bagno. Giustamente Peter doveva andare a cacare. È andato a cacare. Non puoi equipaggiare il coltello che hai trovato prima? Molto utile. Sì, però. Busso. Era un'idea molto utile. C'è qualcuno? Ha cacato. L'ho sentito. Apro. Peter! Ho capito, ma questo coniglio comunque che riesce a trovare queste scappatoie incredibili. Non è normale, Non è normale. E io che ancora utilizzavo una forchetta per potermi muovere. Ok, andiamo di qua. Vedi se devo fare la caccia al coniglio io. Ma non lo so. Comunque ci fermiamo dopo aver preso il coniglio, mi sa, Anche perché penso che una volta che abbiamo trovato il coniglio possiamo mollare tutto. Stava facendo la cacca in bagno. C'è anche da dire che il porco! Madonna, ti faccio al forno! Quanto è vero Dio! Ma vedi se io devo andare avanti e dietro. Peter 4 sblurro 0 per furbizia. Ma questo cane è inutile. Non morde i canigli. Ho capito che è un cane pacifista. Però anche meno. Vai prendilo. Vai. Prendilo. No. Io no, questo cane lo riporto indietro. Lo riporto in negozio. Non mi funziona. Mi è uscito difettato. Non funziona. Sì. Niente, lui cammina, si fa... Sì, intanto questi mi aggrediscono. Sì, sì. Di qua? Ok. Entriamo. Sto facendo soltanto il giro per sto posto inutilmente. Però annusa bene. No, bravissimo, ad annusare proprio Master of Annusing. Tubo d'acciaio. Ok, magari lo posso usare come arma. Sì.
perfetto. E magari togliamoci questa forchetta che non ci serve più. Vabbè, ma mo posso me la fo... Sì? Porca Eva! Sì, vabbè, ho capito, ma sto comunque sto coniglio pure tiene problemi, Posso dire che il coniglio anche c'ha problemi. Guarda che mo ti faccio al forno! Non ti troveranno mai più! Non fa niente che mi disconoscono. Ti faccio al forno, ti faccio. Con le patate, buono. Sblurro, però spicciati un po'. Prima che questi mi violentino. Aiuto! Madonna, la telecamera. La telecamera! Poi chi urlano? Ciao, Davide. Non è un beagle, ma un labrador. Vabbè, ma anche i labrador hanno un naso. Porca... Scappo. Scappo prima che mi aggrediscano. Che ormai è diventato un simulatore di schiva i proiettili. Sì, ma mi sa che infatti non farà una bellissima fine. Sblurrino? Hai trovato? Ma ancora... Sei tu che urli, non loro. No, no, anche loro, giuro. No, ti prego. No, ti prego. Lo volevo ammazzare io. È FIFA 98 Bros. Ma questo è il tizio di prima. Oh no, devo menare questo? Sì, mi sa che devo menare questo. Signore? Signore, ma le mani in bocca, che schifo! Uzzusu! Uzzusu! Ah, vabbè. Mi alzo un attimo e arrivo, signore? Come sta? Tutto bene? Oh, porca Eva. Ma che fa? Ma che dice? Gne 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 gne. No! La prendo sberle! La prendo sberle! Quanto è vero Dio! Le spacco la faccia! Le spacco la testa! Giù le mani dal mio cane! Chiamo la PETA! Aia! Sono morta. Posso usare il fiocco? Okay, sì, vabbè, non so che cosa ho usato. Alzati, Jennifer! Signore! Aia! Madonna mia, madonna, ma come si muove male? Ma cos'è questo movimento bislacco? Signore! Si faccia menare... Da fesse sorata! Diventato Dark Souls all'improvviso! Quanto HP ho? Ma ragazzi, mi sta facendo malissimo! Gli posso lanciare le biglie? No, aspetta, devo fare questa battaglia in maniera sugosa. C'è qualcosa che posso bermi? Non ho più un cazzo. Ah! Signore! Giù le mani dal mio perentorio! Fish, lo chiami a Soreda! Madonna mia, Jennifer! Vai! Mo c'era! Mo c'era una bella botta anche... Signore! Non mi tocchi le belle... Ma cos'è? Cos'è? Signore, ma tu stai fuori con la testa. Ma questo sta fuori. No. Vabbè, come mi ha preso? Non lo so. Madonna mia, che sistema intricato di... Sono morta. No, non sono morta. Non sono morta davvero. Perché ho il potere del save state. No, io questa battaglia veramente fatta con il culo non la rifarò mai più. Doggo, stai fermo. Sugli stinchi. Aia, e sono svenuta. Che dinamicità, ma vi giuro ragazzi, cioè...
Devo farla senza fallire. Senza fallire. Da adesso in poi senza fallire. Devi colpirlo da dietro. Forse con il coltello fai più danni. No, è veramente scomodissimo. Secondo me con il coltello fai più male. Proviamo. Voilà. Signore, venga qui e mi affronti con... come se avesse una faccia. È che lui c'ha una mazza lunga. Da face... Ragazzi! Ma signore! Ma questo mi molesta. No, raga, ma devo andarci troppo sotto, però. Cioè, dovrei... Devo imparare la sottile arte del gira e colpisci. Equipaggiamo. Ok. No! Dio mio, questa telecamera. Ma Fish ci chiami a sol. Su, su! Ragazzi, ma questa è veramente molestia di... Signore. Sì. Ma che suoni su? Ma il compartimento audio? Ma il compartimento audio cosa stava pensando? Preso! Aia. Sì. Vabbè, dai. No, vabbè. No, ma io mi sparo. Io mi sparo. Io mi sparo. Ma, ma quanto ho fatto male questo combattimento? Compartendo l'aria quello del gioco di Spielberg. Ma quello di Spielberg era capolavoro di arte moderna. Lascia stare in confronto. Su. Era capolavoro di arte moderna in confronto. Ma ragazzi, io non ci arrivo. No, no, ragazzi, io non ci arrivo. Meglio che lo picchio con la spatola. Meglio che lo continuo a picchiare col bastone. Perché non ci arrivo proprio. No! No, Jennifer! Jennifer! Continuo a picchiare con la mazza. Faccio prima. Col coltello devo stare troppo sotto. Ah! Poi lui mi colpisce veramente in modi che non esistono. Cioè, io non so dove, come mi prende. Ah! Gli devo dare un colpo. E poi... Pim! E poi via. Un colpo e via. Veramente come Dark Souls. Sì, signore! Vai, si sventoli! Io non... Ciao, Camu! Io mi spoglio. Io mi spoglio, basta. Io mi spoglio, basta. Ragazzi, lei non finisce l'animazione di lei che si rimette in piedi, che viene menata. Ehi. Non finisce l'animazione di lei che si mette in piedi, che viene menata. Non è normale. Si sente un po' Mulan. Schivare e colpire. Schivare e colpire. Che dico del mondo, d'Italia? Che dico d'Italia, della Campania? Ma che sta dicendo quell'altro ringredinito? Finalmente riesco a vedere il canale della streamer più bella del mondo. Ma parli di qualcun altro, forse? Sì, signore? Ma il signore sta vomitando. Sì. Sta fumando. Ehi, pronto? Daisy, sì. Sì. Mannaggia, buba. Cioè, ma... Ma la From Software ha imparato da qui. Perché altrimenti non mi spiego. No, mi sono incartata. Faccio su. Daisy, sì. Daisy. Vada, goda un altro po', signore. Vada, goda. Pagoda. Guarda come saltella come un cazzo di coniglio. È il coniglio vero, è lui. Ma basta, girati! Per Dio! Signore! No! No! No!
Agatha. No, ragazzi, ma io salvo ogni volta. Arrogant. Ma arrogante lo dici a tua sorella, quella grandissima Mulan. Venga qui, si faccia sotto. Pezzo di cemento. Ma è diventato veloci... Ragazzi, ma è diventato velocissimo. Ma più va avanti, più diventa veloce. Diventa veramente una roba incredibile. Dark Souls 4, davvero strano, è vero? Non hanno sistemato le animazioni di attacco di questa boss fight. Sì. Smetta di scatarrare. Si venga a pigliare la pensione. Vada a prendersi la pensione. Mannaggia se gli spacco veramente il menisco, sto vecchio e merda. Lo puliscono. Lo puliscono. Sta posto. Mia mamma, che appena cade una carta a terra, sta subito con l'aspirapolvere. Loro uguali. Bello, bello, ma non ci vivrei. Sacca tiepida. Suppongo che sia il coniglio. Non voglio nemmeno più guardare. Non voglio nemmeno più capire. Forse devo fare trova? Perché la devo portare... giustamente il cane non sa a chi portarla. A chi la dobbiamo portare, ragazzi, secondo voi? Anche la tua, l'aspirapolvere attaccata al braccio 24 ore. Sì, 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 mia mamma, sempre. Fisso. Allora, raga, io dovrei andare... Ma se metto la cacca di Peter, me la trova? Go! No, perché giustamente Peter ce l'abbiamo noi. E niente, mettiamo questa, va. Go. Alla ragazzina malata? Dite? Ragazzi, ma sblurra la zampetta rotta. Tra l'altro mi sono dimenticata che io sto da 3 ore con la cosa accesa qui. Oddio. Avevo acceso la Yankee Candle tipo 7 ore fa. Oh no, ma sblurrino è rotto. Non ho visto. Al circolo degli stronzi con la puzza sotto al naso. Mo vado. Non so chi portarla, ma chi riportare. No, stai meglio. Sta meglio, sta meglio. Raga, sta bene, sta bene, sta bene. Sta bene, sblurrino, sta già bene. No, non suonate i violini. Che tristezza. Sblurro finito di sabbia. No. Sta bene, sta bene. Guarda lì, guarda lì. Cammina ancora come un cane che ha ancora tanto da annusare. Ah, è vero, se lo portiamo alla bambina morente, quella ci rimane secca, perché giustamente il coso è morto. Però magari lo vuole seppellire lei. Bambina? Che problema c'hai? Ce l'abbiamo fatta, siamo una grande squadra! Sora, ma... Dammi Peter, glielo consegnerò io per tutte e due. Ma no... No. 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 No, questa è... No. No, 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 ragazzi. Io no, no, no. Mi astengo, no. Dai, sono andate tutte via. Non aveva specificato vivo. Dalle un colpo di tubo così per sicurezza. Io salvo e le meno di nuovo. Tra l'altro lei che sta ancora così piega... Niente, raga, mi sa che lo devo da lei. Tiè, piedi Peter. Oh no, ma è vivo! Raga, è vivo! Bambina? Amanda? No, Amanda! Santi Dio, Amanda! Arrivo, signore! Io poi arrivo con sta mazza in mano. S-
Sì? Che le indugia così? Amandala A. È stato detto? No, però è stato detto Amandala B. Se vuoi. Corre come mia nonna. La foresta sembrava stranamente familiare. Sotto il cielo stellato nel profondo del bosco era in corso una cerimonia sacrificale. Lottando disperatamente contro la paura, la ragazza si avvicinò lentamente alla strada. Ti prego. Il pisello del martedì. Ma parlano di piselli. Ma... Pipo D, a quanto pare. Amanda. Questa diventa lupa mannaggia. No, il coniglio. Proprio piselli, sì. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Sì, ma il coniglio l'abbiamo trovato noi. Cioè, io. Jennifer. Sono io. Salve. Mo gli devo mettere il topo in faccia alla signorina. May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. Grazie, ma ci danno la promozione. And will be amply rewarded. Thus concludes the message from the princess. Splendid work, okay. Jennifer. You are no longer a wretched peon. Amanda, on the other hand, has been demoted. Oh no, Amanda ha perso. Il topo infa... No, calmo. Quindi cambiamo. Amanda. Guarda io che mi copro sempre la faccia perché ho paura di essere picchiata. Vabbè, Amanda, è un topo in faccia. Vabbè, topino morto. Amanda, stai calma. Amanda! E niente. Mi ha dato un calcio pure nel culo a me. Capito, ma è un topo in faccia, ragazzi. Non è che... Ah, ecco i vermetti. Vabbè. Anche noi, però, mamma santa, veramente, spina dorsale di un criceto. Mamma santa, pure lei. Mamma mia. Cioè, vedi una roba, vuoi salvare? Sì, salviamo e chiudiamo qui. Spina dorsale di un criceto, lei. Lei vede un topo e sviene. Vede una caccola e sviene. Ho capito che è un topo morto e ho più quell'arma. È vero, un colpo e sciotta. Dai, ho visto crescere più intelligenti, ma seriamente.